abbiamo 18 cancelli e 18 porte, personale di servizio circa 300. Noi incominciamo il servizio alle ore 9, ma troviamo già dentro delle persone che hanno scavalcato, saltato i cancelli. Facciamo la pulizia e li mandiamo fuori. Ma non pensa di disturbare la gente? Beh, magari un po'. Loro ci mettono a gridare. E noi gridiamo più forte di loro. E così, questa cosa la legge più forte. Ma lei cosa c'ha nella valigia, scusa? Lo striscione del Milan Club. Fa vedere. Faccio con di niente, però non è meglio. Allo stesso delle altre partite, anche se può non sembrare vero. Un pronostico? Beh, il solito, le stesse possibilità per qualsiasi risultato. Sono tranquillissimo, quindi non so se questo dipenda dalla consapevolezza delle nostre possibilità, non lo so, comunque stavolta siamo abbastanza calmi. Anche i suoi compagni? Sì, sì, ho visto ora sul pullman, sono tutti tranquilli, quindi speriamo bene. Azzardiamo un pronostico, via. No, non lo so, non li indovino mai, speriamo un pareggio, vabbè. È più difficile dirigere un derby o una partita qualsiasi? Sono tutte uguali le partite di calcio. Lei con quale spirito scende in campo? Con lo spirito di tutte le altre partite fatte prima di adesso. Quindi tranquillissimo? Ma io direi di sì. Chi vincerà oggi, signore? Inter. Inter. Milan. Il Milan! L'Inter è sicuro. Pari. Milan, spero. L'Inter. Perché? Perché mi piace. È il Milan. Quanto? 0-0, va. Signora, scusi, cosa ne dice del primo tempo? Magnifico! Lei... Per conto mio sono bravissimi tutti e due, io sono milanista, ma sono bravissimi tutti e due. Guardi, lei è d'accordo? È un bel derby, no? Bellissimo, pari forze, pari lavoro, pari probabilità, quindi speriamo di divertirsi anche il secondo tempo. Ah, io non me ne intendo assolutamente di calcio, sono venuta per accompagnare mio marito. Ah, io trovo la superiorità del Milan, perché sono milanista e mi è piaciuto molto. Capitan Picchi ci aveva detto pochi minuti prima di entrare in campo che si sarebbe ritenuto soddisfatto di un pareggio. Sì, infatti essendo per noi una partita esterna
per mantenere la media ci sarebbe bastato un pareggio, insomma. Invece poi è venuta la vittoria, meglio ancora. Considera un gol fortunoso? Ma il tiro di Mazzola mi sembra che fosse partita abbastanza bene, però avendola deviata non so quale dei difensori milanisti, abbiamo avuto un po' di fortuna effettivamente.